Voilà. Ok. Dunque, oggi dovevate fare, oggi l'avete fatti i compiti, mo non ci avete più. Yes. Sì, sempre con l'aiuto di Filippo, che è il nostro Avevate salvatore ancora. molto spesso. Ah, bene, mi fa piacere. Quindi, però, li avete fatti tutti con l'aiuto di Filippo. Volete farmi vedere qualcosa? Yes. E anche la cosa quella del provare a incrementare, io penso di averci un'idea, però poi bisogna vedere se questa cosa è riconfermata o meno. Puoi concludere le frasi così capisco di che cosa. È una cosa su cui lavoro da tempo, ma ancora mi riesce male a volte. C'era un esercizio in cui dovevamo provare a incrementare appunto un puntatore e decrementarlo e vedere come si comportava quando poi gli chiedevamo di accedere alle informazioni alle quali puntava. Se vuoi glielo faccio vedere subito, faccio lo sharing dello schermo. Sì, però poi vorrei che o Francesco o Giulio facessero vedere quello che hanno fatto, perché te lo so che sei già Sì, 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 avvezzo. sì. Ma infatti Dopo. era soltanto per questa cosa qua. Vai, vai. Eccolo qua. Vediamo. Allora, questo è il programma. Mi scusi se è mezzo commentato, però è perché non mi serviva tutto quanto, diciamo, in realtà. Si parte definendo questo array e dopodiché un array fatto di puntatori che puntano appunto agli indirizzi di questo primo array e dopodiché un secondo puntatore che No, un punta, doppio puntatore. sì, scusi, un doppio puntatore che punta all'indirizzo del nostro array di puntatori. E per fare alcuni test ho fatto questa serie di print e sostanzialmente che cosa ho capito, diciamo, che incrementando questo doppio puntatore, quello che succede è che sostanzialmente PP passa dall'indirizzo A all'indirizzo A primo, cioè insomma questo qua, questo indirizzo di A1 appunto, e di conseguenza quando va a leggere, adesso c'ho anche l'ex qua, però è commentata quella parte, quindi non si vede sta cosa. Appunto, non so come dire, il puntatore segue fino ad A', che poi viene mandato da secondo, da terzo a quarto, saltando la zero. Beh, perché lo incrementi prima di Perché leggere. lo incrementa, esatto. Invece, al contrario, quando io faccio diciamo, un decremento, sostanzialmente io non becco più il primo e di conseguenza mi perdo anche tutti gli altri. Però magari sarebbe meglio con un disegno, con una cosa che No, effettivamente. perché vai fuori dallo spazio. Cioè, il punto è questo, che in C i puntatori li potete muovere dove volete nello spazio della memoria. Il C non vi dice, ah, aiuto, ci sono i linguaggi, cioè siccome questa è, per esempio, è una sorgente classica di bug, cioè il puntatore che va spasso per la memoria. Addirittura c'è un gioco, non so se voi avete mai giocato a un gioco che si chiama Core Wars. Il core sarebbe la memoria, no? Le guerre della memoria. Si gioca a due o a più, e quello che fai è che zappetti di zero la memoria dell'altro,
E quell'altro, se ci casca dentro, gli muore il programma. E il gioco Ma che consiste in fare algoritmi che si distruggono il bombardano. computer. No, beh, in Cino, Minchia. in Unix non succede niente. Si può giocare a Core Wars e tu muori, ma non è che ti si blocca niente. Però sì, con programmi che non hanno il memory management, cioè con sistemi operativi che non hanno il memory management, come MS-DOS, fulmini il computer, certo. Stavo provando a fare uno schema. No. Dove si giocano i computer così? Beh, questo è un gioco da programmatori, molto nerd, ma andate in rete e vedete che Core Wars, aspetta, ve lo scrivo, vi scrivo come si scrive. No, ma no, ti dico sinceramente, non capisco qual è il problema, No, Filippo. no, 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 non è un problema, è che mi sembra che fosse poco chiaro come l'ho detto. No, non lo so, a me è chiaro, ai tuoi colleghi? Questa cosa non Se puoi l'avevamo vista in ripeterlo, realtà, e se non puoi l'avevamo vista ripeterlo, no? l'altro giorno quando abbiamo visto anche gli altri, Non l'abbiamo. perché non l'avevo fatta, no. È stata l'unica cosa che non abbiamo visto. Però questo era uno dei compiti che vi avevo dato, no? Di capire che cos'era il doppio puntatore, come si muoveva. Io ho provato a farlo, ma il mio di programma non funziona. Perché, Perché non funziona? boh, penso ci siano dei problemi con... perché io ho inserito strlen come, cioè, praticamente in un ciclo for come massimo del ciclo for per fare la stampa e l'aumento dei puntatori. Ma non hai una stringa lì? Cioè, o perlomeno non mi ricordo. Beh, insomma, poi mi farai vedere. No, quando dice Ah, funziona, bisogna anche capire, cioè, in generale te lo dice lui che cos'è che non va. se no, infatti, ora che ci penso è un po' una stronzata, perché cioè, non so perché, ma l'array l'avevo considerato una stringa. Beh, una stringa è un array, ma non tutti gli array sono stringhe. Cosa stai facendo, Filippo? Raccontaci. Boh, mi sta inventando degli indirizzi in questo momento. E niente, stavo disegnando. Questo è il mio array di interi, di caratteri, di qualsiasi cosa ci sia dentro. Questo è Questo è il mio array di puntatori, invece. E questo invece è il mio puntatore di puntatori. Cioè, pp all'inizio punta alla prima area di pp, cioè al primo blocco, non so come dire. Quando noi facciamo PP++, lui questa freccia la prende e la sposta a quello dopo. Sì. Ecco, e finché lo faccio in avanti va bene, perché sostanzialmente io quando gli dico poi di leggermi l'array P, lui farà 1, 2 e 3, ma perché sa che loro sono tutti conseguenziali, no? Certo. Ah, ok, allora adesso però non ho capito una cosa. Se io invece la freccia la sposta all'indietro, perché lui non ritrova più questi? Dunque, se la sposti all'indietro non c'è niente all'indietro, cioè c'è un indirizzo di memoria che Dio sa che cos'è. Cioè, tu dovresti spostarlo prima in avanti, poi all'indietro, allora lui tornerebbe sui suoi passi. Ma quando lui legge. Per esempio, se lo sposti in avanti di 4, Qua.
Allora, qui non c'è niente. Sì, non c'è niente. Ma non è che... No, no, aspetta, non fare niente, perché mi bastano tre per capire. Ma se lo sposti avanti di quattro, non c'è niente, quindi lui si ritrova in una locazione di memoria che non ha cose che noi abbiamo definito. Non vuol dire che quella locazione di memoria non esiste, o che, cioè, può essere che non esiste, può essere che tu sei in cima allo stack, cioè, però sostanzialmente non sappiamo quello che c'è, no? Ma non è che è diverso non sapere quello che c'è da dire non esiste, ok? Come anche quando vai all'indietro, cioè quando vai un puntatore, se vuoi, invece che puntarlo a P, quel puntatore lo puoi inizializzare con un numero qualsiasi e fai una scommessa, dici, boh, starà dentro la mia, dentro i segmenti di memoria che fanno parte di questo programma, oppure, perché se sta fuori da quello, viene catturato dal Memory Management Unit della CPU, che non ti permette di scrivere o leggere fuori dal tuo programma. E quindi e ti zotta il programma, cioè il programma va a sbattere. Per non far andare a sbattere il sistema, va a sbattere il programma, ok? Ok. Ma se sta dentro, Dio sa. Infatti, quando io faccio questa cosa qua, se adesso questo lo decommento, no? E lo ricompilo al volo, quello che fa lui è proprio chiudermi il programma senza darmi mezza spiegazione. Vuol dire che lui, ma perché lui fa una segmentation violation, te lo dovrebbe dire. Cioè, la violazione di segmentazione significa che il puntatore sta cercando di leggere o di scrivere in una zona che non fa parte del tuo programma. Capisce? Adesso sì, il problema è che a me cioè, non riesco a capire perché lo fa soltanto alcune volte. Cioè. Perché lo fa a caso. Cioè, il problema è che tu stai facendo un'operazione a caso. No? È come se ci scrivessi dentro un numero a caso. Ho capito. E sto usando un linguaggio, diciamo, politically correct. Adesso lo devo ricompilare, quindi si fa GCC, giusto? Perché non lo compilo mai da qui. GCC e... Senza meno GCC. No, così. C'è scritto meno davanti. Ok. No. Meno o, cos'è? Esercizio 1. Sì. Vabbè. Ok. Esercizi 1.0 punto C. GCC non l'ha riconosciuto. Vabbè, compila. No, è scritto ESE. Sì, non fa niente. No, no, ma non è che non sa dove sta GCC. Allora lo compila al volo con un programma, mi scusi. Sì. Poi tu usi sempre CPP, che abbiamo visto No, che no, non sa. no. Ah, sì, qua c'è scritto CPP, ma in realtà io poi quando li compilo li faccio sempre in C. È un errore di programma e lui è scemo. Così. Ok. Ok, l'ho compilato. E si è appena chiuso. Sì, ma prova a eseguirlo perché da terminale forse ti dice qualcosa. Adesso questo è compilato, no? Sì. Ecco, infatti sta facendo esattamente quello che non dovrebbe fare. Il programma qua non ha concluso, infatti si è bloccato e ha fatto questa serie di istruzioni qua. Adesso te lo faccio vedere. Sostanzialmente lui
che cosa ha fatto. Si è bloccato? Perché si è bloccato? Non si perché, perché fa quella cosa che le stavo dicendo, cioè che e, non lo so, prova a leggere roba che non c'è, come, ecco, come adesso sta dicendo. Adesso è uscito senza printare l'ultima linea, cioè faccio al volo cosa sì, mi aspetto. Il problema che... è che questo, il problema è che non capisco perché ci mette così tanto tempo, perché lui... Tu fai un decremento del puntatore, no? E poi provi a fare qualcosa. Sì, però queste sono porcherie di Windows. Cioè, il punto è che la, se tu lo facessi in, sotto Unix, cioè la gestione della memoria è estremamente diretta sotto Unix, per cui se tu fai una segmentation violation, piglia, te lo dice, sbatte e ciao, fine. Il problema è che qui non sappiamo bene quello che stiamo facendo, nel senso che il decrementare quel puntatore, non, cioè se tu lo decrementi senza averlo incrementato, è chiaro che il puntatore va a puntare in una zona che Dio sa che cos'è, capisci? E questo ok, ce l'ho chiaro. La cosa che volevo farle vedere è che appunto lui si blocca qui, no? Cioè, printa ordinati, poi disordinati, ordinati, disordinati, poi printa la quinta riga, ordinati, e poi si ferma. Cioè, il sesto print e il settimo print. No, 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 sì. Intendo che il sesto print e il settimo print non li fa proprio. Cioè... Certo, perché è andato a sbattere. Ok. Quello che mi colpisce è che ci mette così tanto tempo ad andare a sbattere. In Unix sarebbe andato a sbattere immediatamente. E io quello che mi chiedo è questo, no? Ma quando incremento, io gli dico sostanzialmente, prendi questa freccia, ok, e fammela saltare avanti di, nel caso di un intero, 2 byte. No, no, scusa, abbi pazienza, Filippo. Gli stai dicendo quel numero che si trova dentro PP, Sì. ok, incrementalo di 1. Siccome quel numero è un puntatore, ha un array di puntatori, si ritrova alla locazione seguente. Va bene. Quello che stai dicendo. E ok, ma... Perché la freccia è un disegno che hai fatto tu, ma no, non Sì, è sì, sì, quello. sì, 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 sì. No, no, senz'altro. Però a questo punto quello che mi dico io è, ma quando io invece... Decrementi. No, quando incremento, no? Quando incremento, e questo gli dico, vai all'area di... Cioè, ok, il numero che hai dentro di te, incrementalo di 1 e di conseguenza punta a quest'altra cella. E quando io poi gli dico di leggere quella seguente, esattamente che cosa gli sto dicendo? Il numero che è dentro IP, incrementalo di 1. E così via. Potrebbe farlo lei un disegno, per favore? Poi salvalo quel disegno, però. Va bene. Aspetta. Aspetta un attimo. Okay, lo vedete? Vedete il... Sì. Ok, allora sostanzialmente intanto facciamo che la memoria è una sola, cioè non è che ci stanno tanti caselline. Ok, quindi abbiamo la nostra memoria che è fatta così. Dopodiché dentro la nostra memoria c'è tanta roba, ma abbiamo un array che
che è il nostro array, come l'abbiamo chiamato, A, sì, no? E dentro questo array ci stanno dei numeri 1, 2, 3, 4, ok. Poi ci abbiamo, e questo è A. Poi ci abbiamo un array di puntatori, quindi Olga. Ok, e li metteremo qua. Ma non è detto che stiano qua, ma okay, dovrebbero stare la qualunque. Sì, questo non è di nostra pertinenza decidere dove stanno. Quindi diciamo che questo, adesso per semplicità, diciamo che questi sono gli indirizzi 0, 1, 2 e 3, ok? Qui ci mettiamo un array di puntatori che è 0, 1, 2 e 3. Ossia, e quindi stanno direttamente sotto. Ma no, stanno dove stanno, non lo so dove stanno, io li disegno così perché potrebbero effettivamente stare qua. Ok? Questo array di puntatori fa sì che, cioè sostanzialmente quello che gli stiamo dicendo è questo, che questo è questo numero, questo è questo numero e così via, no? Mm-hmm. Ok, poi qui, aspetta un attimo, sempre così, qui c'è un'altra allocazione di memoria, ok? Quindi questo per esempio qui è l'indirizzo 4, no? Ma perché l'abbiamo sistemati noi così? Potrebbero stare da qualsiasi altra parte, non ce ne importa niente. Questo è l'indirizzo 4, questo è 5, 6 e 7, ok? Poi questo è l'indirizzo 8, ok? Oh, qui che cosa c'è? Qui c'è dentro 4, ok? Ma 4 non è questo 4 qua, questo è un 4 di contenuto, questo è un 4 di indirizzo di memoria e questo qui è PP. Ok? Quindi adesso lo facciamo così, questo lo facciamo di blu scuro. Quindi a 8 ci sta 1, e ci sta il 4 e ci sta l'1. No, questo è un po' troppo scuro. Magari è meglio uno di quei colori che stanno in basso. Sì. Dunque, dov'è che devo puntare? 4. Ok? Cioè, allora, quando io quello che tu stai facendo è di cambiare questo numero, il PP. Verde oliva, ok? Quindi qui tu ci scrivi per esempio 5 oppure 6 oppure 7, ma se ci scrivi 3, ok, in questo caso specifico vai a finire qua, ma ci sono dei casi meno fortunati, per esempio se la cosa è messa sopra invece che sotto, perché il programma ha questo tipo di, cioè è liberissimo di farlo, tanto tu non dovresti fare una roba del genere. Se lo fai vuol dire che o sai quello che stai facendo o vai a sbattere, come giusto che capite quello che voglio sì, dire? sì. Se scrivi 8 invece, se ci scrivi 8 probabilmente, cioè se tu rimetti nell'indirizzo, però il problema è che se tu ci scrivi 8, ti aspetti che quello sia l'indirizzo di un puntatore di puntatori, no? E quindi vai a sbattere uguale, perché quello non è un indirizzo di un puntatore di puntatori. Non so se mi spiego. Cioè, il punto è questo.
questa è stata una cosa molto criticata del C. Cioè, il C non impone nessuna restrizione. È forse l'unico linguaggio che c'è che permette di fare questo tipo di cose qua. Ma perché ti lascia libero di ammazzarti come vuoi. Non è che esige, per esempio, se tu provi a fare una roba del genere in un altro linguaggio, in Java, piuttosto che, beh, appunto, in altri linguaggi non puoi nemmeno veramente fare dei puntatori, accedere a dei puntatori, ma è per questo che, tra l'altro, incidentalmente, è per questo che stiamo facendo il C e non altri linguaggi, perché il C è proprio, incidentalmente, tutti gli altri linguaggi sono scritti in C, quindi voglio dire, sta alla base di tutto quanto, no? Capite? È rischioso pure. Però quello, quindi, mo per esempio, no? Se io, quello che mi stavo chiedendo io prima è questo. Quando io scrivo print e gli passo, diciamo, come informazione pp, aperte quadra, 0, no? Sì. Che cosa... come faccio poi a... io non riesco a capire pp... No, pp aperta qua... pp non è un array, no? Pp non è un array. Però punta a un array. Sì. E quindi quando io faccio pp0, in realtà gli sto dicendo di andarsi a cercare... No, ma pp di 0, tu stai dicendo una cosa del genere? Sì. Pp di 0? Pp di 0 non dovrebbe nemmeno compilare. O compila, non mi ricordo. Sì, compila, lo printa pure. Beh, pp di 0 è l'equivalente di dire asterisco pp. No? Sì. E infatti io scrivo asterisco pp di 0 in realtà. No, asterisco pp di 0 è un'altra cosa ancora. Perché asterisco pp è P, no? È un doppio puntatore, quindi asterisco asterisco pp è questo, questo è come dire ampersand p di 0, no? L'indirizzo della prima locazione dell'array, vero? Sì. Ok, quindi poi asterisco 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 pp. Oh, cavolo, è come dire p di 0. Siamo d'accordo? Questa era la questione dell'equivalenza degli array che vi dicevo prima. Pronto? Sì, no, io... No, aspetti un attimo, perché questa cosa che si tolgono e si mettono gli asterischi mi manda un attimo in palla al cervello. Va bene. Allora, se tu... Allora, scriviamo una roba semplice. Tu c'hai... Aspetta, lo faccio qua. Sto cercando di andare... Aspetta, mettiamolo qua. Allora, tu c'hai un array di interi. Int A 23, scusatemi, ma mi viene tutto in corsivo, non so perché. Ok, questo è un array di 23 locazioni intere. Ok, allora poi puoi fare un puntatore a questo array. Un puntatore a questo array è dichiarato in questo modo, no? E lo puoi puntare ad A.
Questo è l'equivalente di dire int asterisco di p uguale all'indirizzo di a di 0. Siamo d'accordo? È il modo semplice di dirlo. Però vale solo per a di 0. Solo per a di 0. Se volessimo puntarlo al terzo, dovremmo dire a di 3, a di 2, scusami, che sarebbe il terzo. Però ci vuole sempre okay, adesso... ampersand davanti. Eh? Ci vuole sempre ampersand davanti. Sì, se vuoi accedere a un'altra cosa che non sia di z, non sia l'inizio mm-hmm. dell'array. Adesso vogliamo fare un doppio puntatore, no? Vogliamo fare una cosa che punti a p. E quindi facciamo star pp, il quale lo possiamo far puntare a p. Ok, questo è un doppio puntatore. Come fare... Ah, aspetta. Allora, sì, questo... No, scusami, questo è un puntatore di puntatori. Di punta all'inizio di p. E no, non è l'inizio, perché p non è un array. Ok? In questo caso p non è un array. Punta p anche all'inizio di a. Ma come mai serve il commerciale? Perché questo è un indirizzo di un indirizzo. Questo è un indirizzo. Allora, questa è un array di valori, no? Questo è un indirizzo di un array o di una locazione, fa lo stesso, lo potrei fare senza array questo. Ok. Sei d'accordo? Certo, stessa allora, cosa. Rifacciamolo senza array, perché se è l'array che vi dà... Allora, abbiamo int a. Ci mettiamo dentro un valore, 23. Ok. Int star p... Lo puntiamo ad A. Qui ci va l'ampersand, perché non è un array, questo è un valore, quindi mi serve l'indirizzo di A. Poi int star star p lo punto a p, ma per avere un doppio puntatore devo prendere l'indirizzo di p. Se lo puntassi a p secco... mi caricherei dentro asterisco asterisco p una cosa che non è un indirizzo. Cioè sì, che è un indirizzo, ma non è un indirizzo di un indirizzo. Tutta questa che cosa... sarebbe fatta... semplicemente... Caricheremo semplicemente A dentro. No, caricheremo l'indirizzo di A dentro. L'indirizzo di A, sì. Ok? Che però non è un indirizzo di un indirizzo. Cioè... Qua, allora, per accedere ad A, no? Facciamo la tabella degli accessi. Qua, per accedere ad A, basta che scrivo A, no? Perché A equivale a 23. Qui, per accedere ad A, devo scrivere asterisco P. Asterisco P è uguale ad A, no? Il valore di A è uguale ad asterisco P. Qui, per accedere ad A, che miseria, devo scrivere asterisco asterisco p. Questo è uguale ad A, perché asterisco p è uguale a p, no? Asterisco asterisco p è la dereferenziazione della dereferenziazione e quindi è uguale ad A. Io penso sia stato molto molto chiaro su questa parte. Adesso No, però non sei tu che lo devi dire, lo devono dire gli altri, perché a te è chiaro tutto, ma... Aspetta, puoi ripetere un attimo questa cosa degli accessi proprio volante? Perché quell'altro l'ho capito. Il problema è che questa parte qua... Allora, questa parte qua
queste sono come si dichiarano. No, dichiarare significa io sto dicendo di che tipo è. Questa è una queste sono le dichiarazioni. Ecco, va bene. Sto cercando di farmi dire parolacce, ma non le dirò. Nemmeno. Allora, volevo scrivere dichiarazione. Ma quindi la seconda P non c'entra niente con la prima P? Nel senso... Assolutamente. Sono due cose completamente... Sono due anime... Cioè, scusami. Ah, perché... No, no, scusami. È un errore. Devo scrivere PP. Okay. No, no, scusami. Questo mi sono sbagliato io. Questo è PP. No, sono due nomi... Devono essere due nomi diversi. Altrimenti... Cioè, non mi tornava sta cosa. Adesso, il punto è che queste qua, queste sono come si dichiarano. Questo è molto ambiguo in C come scrittura. E questo è come si usano. Questo è l'uso. Ok? Quindi asterisco PP rimanda P, asterisco. A P. No, asterisco, asterisco PP da comunque a... Nell'uso, quando io l'uso, perché nella dichiarazione gli sto dicendo guarda che questo è un puntatore di interi. Ma quando lo uso, sono due cose diverse, no? Prima lo dichiaro e poi lo uso. Quando lo uso, asterisco, asterisco, PP. Allora, quando lo uso, PP è un puntatore di puntatori. Asterisco, PP è un puntatore. Asterisco, asterisco, PP è il valore. Ok. Ora ho capito. Sì, a me non mi tornava solo la cosa della P, perché... Siamo sicuri? Perché se volete vi faccio un esempio di dichiarazione e di uso, ma lo scrivo a sto punto, è inutile che... No, capito. Allora, ricapitolando, aspetta, facciamo prima a fare. Ve lo scrivo okay. Al volo. Sì, asterisco PP dimanda l'indirizzo di P. Di asterisco. Sì, allora, scriviamo... vi serve più grande? Ci vedete? No, si vede. Si vede, si vede. Ok. Allora, qui ci abbiamo la nostra variabile è A uguale 23. Ok. Poi ci abbiamo, queste sono dichiarazioni, io sto dicendo, guarda, che userò una variabile che si chiama A e ci metto dentro un valore. Poi utilizzerò un puntatore che si chiama P e lo punto ad A. Poi utilizzerò lo punto ad A per il momento, perché non essendo un const posso cambiare. Poi posso fare PP e lo punto a P, perché questo è allora questo è una variabile. Questo è puntatore a una variabile. E questo è un puntatore a un puntatore a una variabile. Ok. Adesso, quando... Questa è la dichiarazione. Queste sono le dichiarazioni. No, perché questo effettivamente è il passaggio più delicato in C, nel senso che è molto ambiguo. Quando si usano queste cose, per esempio, le voglio stampare, no? Un uso possibile è di stamparle. Faccio un printf e stampo
tutti i vari valori. Allora, stampiamo A. Allora, A è questo. Stampiamo il valore di P, ok, che sarà un puntatore. Stampiamo... Professore, possiamo fare il più print F, perché l'altra volta saranno incolonati tutti quanti e non si capiva l'ordine in cui andavano messi, perché andavano messi 4-5. Ah, niente, se possiamo fare semplicemente più print F invece di un solo print F gigante. Ok. Grazie. Ma lo vuoi mettere in, li vuoi mettere tutti insieme oppure... Cioè, facciamo... Ok. Facciamo tipo... Questo è A. Esatto, esatto. Va bene. Poi questo è P. Ok. Però posso fare che stampo sia P che asterisco P sulla stessa riga? Sì, sì, sì. Allora... Era per non mettere tipo 5 tutti insieme. P è questo. Asterisco P... è un numero. Ok? Quindi qua stampiamo sia P che asterisco P. Ok? Vedete che qua li sto usando, quindi è diverso dalla... Quando uso l'asterisco, qua significa dereferenziamelo. Capisci, Giulio? Adesso forse potrebbe essere il momento di zoomare un pochino, se può, però. Se c'è la rotella. Io per zoomare devo fare devi fare il controllo rotella, forse non è lì. Credo, ma però ecco così. Sì, sì, sì. Perfetto. Meglio? Molto. Ok, e adesso PP, dunque PP è un puntatore, perché è un puntatore di puntatori. Però asterisco PP è ancora un puntatore, ok? Asterisco asterisco PP è un numero. E qua ci metto... Allora, facciamo così, mettiamo dei backslash n in maniera che va a capo. Tac, tac. Ok, come gran finale, per seguire anche quello che stava facendo Filippo, allora, possiamo mettere PP, asterisco PP, asterisco asterisco PP. Ok? Questo fa parte dell'uso. Poi, come gran finale, facciamo... che facciamo esplodere tutta la cosa, sottraendo a PP, per essere sicuri proprio di farlo esplodere per benino, sottraiamo 1000. Ok? Che ne so. Va bene. Ok? Li mettiamo un indirizzo a caso e per essere sicuri, sicuri che esploda, proviamo a leggere quello che c'è scritto dentro. Dentro PP. Allora, questo è il suo indirizzo e proviamo a fare, insomma, la stessa cosa, no? Leggendo quello che c'è scritto dentro. Non sono sicuro che esploda, perché dipende, però essendo un programma piccolo forse lo fa. Allora, compilo. Ok, l'ha compilato, quindi è tutto giusto. Cioè, non ci sono errori di sintassi. Vedete? A me non è mai successo. Scrivo un programma senza errori di sintassi. Ah, sono le dita, l'esperienza. Ok, vado, eseguo, vediamo. Non è andata a sbattere, non è andata a sbattere, non solo, ma non ha fatto niente. Cioè non lo ha fatto questo scherzo qua. Ah, beh, giusto, no, perché ho fatto PP meno 1000, ma non l'ho salvato dentro PP, devo fare meno uguale a 1000, ok? Attenti. Devo sottrarre 1000 e poi metterlo dentro PP, altrimenti io avevo sottratto 1000, ma poi avevo riguardato, sono un po' stupido, scusate. Ok, compila sempre, no?
Kaboom. Segmentation fault. Vedete, questo significa che lui è uscito fuori dal suo segmento di memoria e quindi l'ha acchiappato il memory management unit del sistema operativo, ha detto ciccio, sei fuori bordo. Ok? Ok. Va bene? Sì. Se voleste, possiamo fare che qua li metto... l'ha printato due volte, PP. Sono tre. No, sono questi, eh. La stampa è da qua. Ah, no, sì. È questa. Ok? No, aspetta, ve lo cliro, va, così. Ok? File segmentation fault. Adesso se mettiamo qua, io posso dirgli di non, perché lui in questo momento sta proteggendo e non mi produce anche quello che nei programmi che si stanno sviluppando si chiama il core dump. Cioè io gli posso dire di non limitarsi, di praticamente vomitare tutto quello che lui sta facendo sul terminale, in maniera che mi lascia un file, per cui quando io lo vado a eseguire mi genera un core. No, non me l'ha generato. Io comunque l'ho fatto, però non mi vengono, cioè, non capisco come mai l'indirizzo di IP è diverso da il... Aspetta un attimo. Ok, ho capito perché. Hai capito? Sì. Dunque, UL, ULimit, devo metterlo a... No, ma questo non è okay, quello. Così. No, non è the maximum. Cosa posso mettere? Sì, e quindi if limit is given. Ok, e se io metto ulimit meno c, non mi ricordo più come si fa. No, questo così me lo dice. Ma se io voglio farlo unlimited. Vabbè, li volevo far generare il core per vedere. Non è questo. Meno C. Common. First argument. Non è questo. No, scusate, no, questo non è questo. Ok, provare hard and soft limit for any given resource. A hard limit cannot be increased by a non root. No, ma non lo voglio. Il soft maximum stack size. Vabbè, non sto riuscendo a farlo. Vi volevo far vedere poi quando succedono queste cose come si fa a debuggarle, ma lo vedremo quando debuggeremo. Ok? Perché queste cose poi succedono incidentalmente, non è che non succedono. Mollo lo schermo, chi lo prende? Io volevo provare un attimo a vedere una cosa del perché, cioè che... Okay. Allora dai, condividi tu. Ok. Aspetta, questo lo salvo. Okay. Allora, praticamente il problema penso che sia in questa cosa qua. Aspetta, cioè, perché... sto arrivando, voglio salvare una cosa che... Sì, okay. tu di parla, ti sento. Allora, comunque, allora, prima ho printato... il puntatore di array, cioè l'array di puntatori e il suo indirizzo.
facendo un ciclo for e mettendo che finché la i che avevo inizializzato da zero come contatore. Aspetta, scusa, non vedo bene, puoi ingrandire? Ok, allora questo ok. E mi sa che questa se non me la fa fare. Ma perché strlen funziona con una stringa, quello è un array di interi, non è la stessa cosa. Cioè non dovete sbagliare, se questo non te lo fa compilare nemmeno, suppongo. No, appunto, perché mi dice che in teoria dovrebbe prendere... Cioè, un attimo. No, prova a compilarlo e vediamo che cosa succede. Perché dovete imparare anche a leggere i messaggi di errore. I messaggi di errore vanno letti, se no... Ormai nel nostro uso come tostapani siamo abituati a dire funziona? No, non funziona, allora spegni e accendi. Invece no. Allora, intanto ci sono dei warning. I warning sono comunque per noi, perché l'errore è in fondo. Questa cosa qua è un warning, nel senso che lui te lo passerebbe, no? Vedi che lo error è in fondo. Okay. Error, tu hai messo un break, un'istruzione di break in una cosa che non è un loop e non lo puoi fare. Il break lo devi mettere all'interno del loop, non in un if, per esempio, non ha senso in un if. Ok, allora non lo metto proprio. Sì, no, non so perché ce l'avevi messo. Ma la cosa era questa, di inserire due numeri e uno era per fare il ciclo di incrementazione e lo zero per il ciclo di decremento. E poi ho detto, se non metti nell'uno o nell'altro, per male perché non hai inserito l'input giusto. Sì, beh, tu potresti mettere 0 oppure non 0, cioè un numero qualsiasi che non sia... A parte che, guarda, no, ci no. Sono una serie di errori. Ah, è vero. Ci sono una serie di errori. Tu potresti mettere insert any number for increment, no? 0 per il decremento. Giusto, giusto. Oppure il contrario, any number è meno 1, insomma, cioè... perché avrebbe più senso. Però attenzione, quando tu scrivi uguale, quando fai if input uguale, tu stai assegnando un numero dentro l'input, non stai facendo una comparazione logica. La comparazione logica è uguale uguale. È diverso scrivere uguale da uguale uguale. Non ricordo un attimo se il coso va messo prima o dopo. No, va messo prima. Punto esclamativo uguale è diverso, uguale uguale è, ma non c'è bisogno di fare else if, tu se è diverso da zero fai quello e se no fai quell'altro, non c'è bisogno di fare, no? Questo è over programming. Ok, un attimo che non ricordo tra qual era quello giusto tra punto esclamativo uguale e uguale punto esclamativo. No, punto esclamativo uguale è diverso. Significa diverso. Ok. E vabbè, comunque la cosa era questa. Cioè di inserire, di prima fare un print degli indirizzi e dei puntatori e poi inserendo un input vedere come cambiavano. Sì, allora prova a compilarlo, vedrai che appunto ti vengono i warning. I warning sono importanti in questo caso, magari te lo fa uguale, ma questo in linea di principio va a sbattere perché strlen. Vedi che lui che cosa ti sta dicendo nel warning? Ti sta dicendo, stai passando un argomento a strlen, yeah, no? Che è di un tipo di puntatore incompatibile. Ok? Lui te lo fa, te lo passa. Lui dice,
Tu mi stai dando l'indirizzo di A, perché A, in questo caso qua, essendo un array, è un indirizzo di A. Siamo d'accordo? Ok? Quindi tu mi stai passando un puntatore e strlen vuole un puntatore, ma vuole un puntatore a caratteri. Ve l'ho fatto vedere che il puntatore a caratteri, per esempio, incrementa di un byte. Il puntatore a int, mi pare, se mi ricordo bene, incrementasse di 4 byte. Quindi non si comportano nello stesso modo. Chiaro? Quindi le cose vanno a sbattere, cioè, poi alla fine della fiera. E prova a farlo, prova, perché questo esegue, te l'ha compilato. Ha stampato qualcosa? Non ha stampato niente, dovrebbe... Ecco. Questo non va a sbattere, ma si incanta. Perché? Perché Stralen gli sta dicendo un numero a caso. Cioè, non gli sta dicendo le cose giuste. Si incanta come il mio. Ok. Che faccio? Lo stop. Prova contro il C. Contro il C. E mi sa che a volte ci mette un po' anche quando fai contro il C. Beh, ma questo è un problema del vostro sistema operativo. Quindi noi iniziamo a puntare le dita. Ok. Quindi, dicevi? Potrei fare uno strlen int, una funzione inventata da me. Sì. Fa questo lavoro. Sì, ma che ti deve dire come fai? Non ti manca questa informazione, eh? Cioè? Quando tu hai definito A, no? Poi ci hai messo dentro 5 valori, quello ti ha allocato un array di 5 locazioni di interi, d'accordo? E l'ha chiamato A. Mo' che il fatto che siano 5 è una roba che è cucita dentro il tuo programma, ma non è che è dichiarata da qualche parte, lo vedi? Giusto, sì. Quindi se tu prova a farla la funzione strlen int, ma come fai a sapere che strlen int, cioè che ti ritorna, come fai a farti ritornare il valore giusto da strlen int? Che cosa fai? Cioè come lo fermi? Perché potresti contare. Quando c'hai una stringa, la roba intelligente di C è che quando c'hai una stringa, se trovi 0, sai che sei a fine stringa e va bene. Ma se non hai una stringa, come fai a sapere che quella è la fine? A meno che tu non decida, ok, alla fine ci metto un meno 1, quindi quando incontro meno 1 so che sono a fine array. Però è una cosa che decidi tu. E quindi lì puoi fare la ok, in realtà un trucco ci sarebbe. C'è una keyword di C che si chiama size off, ve lo scrivo sulla chat. Ok. Ma da inserire dentro? No, allora se tu chiami questa funzione, cioè no, non è una funzione, è proprio la keyword, e tu gli dici dammi la dimensione di A, cioè scrivi size off di A, lui ti ritorna la dimensione. Sì, in questo caso, adesso qua non mi ricordo, se size of di A ti ritorna 4, no?
o ti ritorna la dimensione di occupazione della memoria. Aspetta, prova a fare una... Voi fate degli esempi troppo complicati. Provo io. Posso prendere lo schermo? Oppure no, fallo tu, scusami, te lo dico a te. Fai un altro programma che si chiama sizeoff.c. Facciamo così, impariamo a usare sizeoff, che non mi ricordo manco come si chiama, come si fa. Ok? Allora, vediamo, proviamo esattamente questo. Facciamo standard io, sì, punto H. Poi fai int main, aperta parentesi, chiusa parentesi. Sì. Poi apri graffa. Ok, e facciamo l'array che facevi tu. Int A uguale int A aperta quadra, chiusa quadra, poi uguale, no. Uguale aperta graffa 1, 2, 3, 4, 1,2,3, quello che vuoi. Metticene un po'. Già basta, no? Sì, punto e virgola. Adesso fai printf, aperta, size off. Scrivi aperte virgolette size off di A, of, size off di A, percento D, e ci metti proprio size off tutto intero, ok, aperta parentesi, A chiusa parentesi, e vediamo che cosa fa. Cioè, così li dovete fare i programmi, cioè che si concentrano su un aspetto, non 3000 cose. Poi pian piano li vedete tutti. Quindi fai cc, no, gcc, quello che è, compili sto programma, sizeoff si chiama. Ok, adesso eseguiamolo. Ok, vedi che ti dice 20. Allora, per sapere esattamente qual è la dimensione, devi fare sizeoff di A diviso sizeoff di int. Capisci? Esatto. Sì, mi ero venuto in mente. No, però non con le virgolette. Quali virgolette? Ah, no, non so, vedo, non vedo bene, va bene. Ok. Ok. Questo dovrebbe dare effettivamente... Ok, il size of di A è 5. Così, in questo modo puoi sapere qual è la dimensione... No? Della faccenda. Vabbè, qua ti potresti mettere, ecco, una variabile che è size, bravo, bravissimo, così. Perché minore uguale? Perché zero. Perché sennò si blocca. No, secondo me è minore, ma comunque va bene, fallo così. Poi sotto ce n'è un altro. Dunque, no, scusami, questo ADI che incontra 0 non lo incontra mai 0. Sì, perché pure questo l'ho considerato una stringa come un idiota. No, ma a parte che sarebbe backslash 0 se fosse una stringa, ma qua... Sì, non so, ADI, qua non si ferma mai questo. Cioè, o li trovi in una condizione un po' più... Cioè, non capisco bene. Appunto, si chiama di uguale.
Sì, ma non è, boh, non so che cosa vuol fare lui. A incrementare i? Allora, se tu incrementi i, metti i minore di size, while i minore di size. Più o meno. Sì, non capisco la logica, ma insomma. Vai avanti. Poi c'è size. Ok, questo è sempre i minore di size. Ok. Vai avanti. Tutto molto complicato qua. Size. Questo secondo me va a sbattere. I size, ok, bene. E poi va bene, ok, dai. No, questo si chiama in un altro modo, ok. Ok, adesso compila bene. Ok, fai 0 per esempio. Qui mi sa che è andato piuttosto a sbattere, Forse. vero? Beh, il problema è che se tu decrementi, però stampa qualcosa alla fine? No, allora non era andata a sbattere, stava girando. O sei stato tu che hai fatto Ctrl C o è uscito lui? No, ho fatto io Ctrl C. Ma era arrivata a zero? Cosa? No, quel dice alla fine, dice puntatore di array a 0000 con tutti i Sì. zeri quelli? Questo in realtà è una condizione, per esempio, l'indirizzo 0 in C non può essere usato, il che quindi viene usato per dire non è un indirizzo valido. No, quindi dovrebbe andare a sbattere, perché tu provi a cedere 0 o accedi solo l'indirizzo? Non capisco bene che cosa fa. Io in teoria diminuisco Ma solo una volta. l'incremento. Sì. E poi Ma provo a stampare tutti quanti i puntatori. ok, ma P è 0. Scusami, ma torna un attimo su. P è inizializzato bene. Allora, PP, non P. Ecco, PP non è inizializzato bene. Anzi, mi stupisco che non ti faccia. Dunque, no, scusami. È inizializzato bene perché asterisco P di array è un array di puntatori. Quindi quando andiamo a dire P, stiamo dicendo ampersand di P di 0, no? E quindi quello sì, effettivamente è un doppio puntatore. Poi dopo lo decrementiamo. Quando lo incrementiamo funziona. Ma quando lo decrementiamo, vai giù, alla riga 42, quando lo decrementiamo, lui va a zero. È molto strano questo. No, però vedi, tu stai accedendo asterisco PP. Tu dovresti accedere a PP. Quello è il puntatore di puntatore. Asterisco PP è il contenuto di P una volta che l'hai decrementato, quindi ci può essere la qualsiasi. In questo caso c'era 0. Ma invece appunto dentro asterisco PP cosa ci sta?
dentro asterisco pp c'è l'indirizzo di p inizialmente, no? Perché lui lo inizializza così. Fai 0. Però appunto, quindi all'indirizzo... prendere il caricatore che mi sta spegnendo. Se faccio asterisco pp, aperta quadra, 1, chiusa quadra, sto andando all'indirizzo di p, 1. No. No. No, perché se tu dici asterisco pp, aperta quadra, 1, chiusa quadra, stai dicendo un puntatore di puntatori. Perché la quadra e l'asterisco sono un po' la stessa cosa, solo che la quadra ti permette di definire un particolare indice. L'asterisco è solo una differenziazione alla locazione che stai, in cui si trova il tuo puntatore. Capisci? Sì. Scusa, riprendo un attimo lo schermo per farvi... Faccio un altro disegnino. Cioè l'asterisco sarebbe aperta quadra 0. Esattamente. Allora, scusami Giulio, mi sono ripreso lo schermo. Aspetta, riprendo un attimo. Facciamo un altro disegnino. Allora. Allora, se io c'ho int a ok, quindi e poi c'ho questo. Ok, questo è chiaro, no? Mm-hmm. Mm-hmm. Ok, allora adesso se io faccio, quindi questa è la dichiarazione, ok? Questo è come si dichiara. Ok, adesso li uso. Quando io dico asterisco P, sto dicendo A di 0. Ok? Se dico P, sto dicendo ampersand A di 0. Se dico asterisco P più 1, sto dicendo ampersand A di 1. Come okay. Fa a sapere quanto vale 1? In fatto proprio di bit, di byte? Perché io ho dichiarato che è un intero. Questo, allora, vi ho fatto vedere l'altra volta. Okay, perfetto. Non mi chiedevo soltanto se lo prendesse dal fatto... Mi chiedevo se è un appunto... Un puntatore è un intero. Si dichiarano proprio i tipi dei puntatori. I puntatori sono un numero di n byte, adesso saranno 8 nel vostro caso, 4, quello che è, dipende dalla grandezza della parola della macchina. Ma i puntatori sono tutti uguali, no? All'interno di un programma. Il problema, il C vi chiede di dichiarare che tipo di puntatore è, proprio per fare gli incrementi. Ho capito. Corretti. Sì. Perché se questo fosse un puntatore un char, andrebbe avanti di un carattere, mentre invece un puntatore un int va avanti di un int. Ok? E posso andare avanti così, cioè se io per esempio, quindi, no, scusami, ma questo è sbagliato.
questo non è ampersand, non mi dite niente, questo non è ampersand A di È 1, soltanto A di 1. ma è A di 1. Infatti non stavo capendo quella cosa. Non mi dite niente. Se io faccio, naturalmente, se io faccio asterisco di P più 2, questo potete fare un programmino, vi fa la prova e ve lo dimostra, no? Perché P più 2, no? È uguale a ampersand A di 2. Chiaro? Chiarissimo. Quindi sostanzialmente dire A di 2 o dire asterisco di P più 2 è lo stesso, ok? Il problema è che quando fate una cosa, allora voi state su P, se fate più più P, ok? Quindi incrementate P di 1 e lo salvate incrementato, questo significa che è l'indirizzo di A di 1, ok? Qui io non ho cambiato P. Ho soltanto, sono andato a vedere una casella più avanti, ma non, no, P non è cambiato. Qui P è cambiato. Chiaro? Perché Una P. domanda. Alla Sì. fine diciamo che scrivere P oppure scrivere un attimo che rientro dentro, sto vedendo una cosa. Scrivere P oppure scrivere semplicemente come si chiama? Cioè, nel momento in cui noi scriviamo P genera automaticamente un puntatore che però ha un array di come si chiama? Di indirizzi a cui si riferisce. No, il fatto che il P punti a un array a cui mi riferisco l'ho deciso io. No, certo. Non Però c'entra. intendo, una volta che noi lo facciamo, nel senso è come se si crea, diciamo, un carrello su cui farlo. Cioè, è come se si creasse tipo una linea e questo array che sta così che punta fa semplicemente questa cosa qua. Sì, esattamente, però. Voi avete un'immagine troppo fatalista di quello che succede all'interno di una macchina. È una roba molto, molto, molto semplice. Ci sono solo, io sto soltanto definendo che numeri ci stanno dentro queste variabili. Il problema è che non so quali sono questi numeri e non mi interessa saperlo, perché questi numeri saranno sempre diversi per ogni volta che eseguo anche sulla stessa macchina. No? Gli indirizzi di memoria saranno sempre diversi. Non mi interessa sapere quali sono. Ok? Questo ci pensa il compilatore, è fatto apposta. Una volta, quando non c'erano questo tipo di cose qua, che dovevate programmare in assembler, allora aveva un senso di dire, ok, io devo sapere qual è l'indirizzo di memoria. Capite quello che voglio dire? In linea di principio, di sapere qual è l'indirizzo di memoria non ce ne importa niente. È una cosa che ci pensa la macchina a gestirla, no? Però noi per poter programmare abbiamo bisogno di usare queste cose come strumenti, capito? Ma quello che sto dicendo è che se l'array di puntatori punta a un array, non ha senso fare l'array di puntatori, perché già il puntatore da solo ad array ha praticamente una linea su cui spostarsi. Se noi mettiamo tipo, cioè che so, ad esempio, punto più più p, oppure p più 1, p più 2, Ma cioè adesso sul senso delle capendo. cose, adesso fra un po', fra poco, spero, cominceremo a dedicarci agli algoritmi di programmazione, cioè a cosa, tutta sta roba, che cosa serve, come si usa, eccetera, eccetera. E vedrete che il senso viene dall'uso che se ne fa negli algoritmi, capisci? Adesso è difficile capire.
È come se, ok, vi sto insegnando le espressioni, dici, ma a che serve sta roba? Poi quando devi andare a calcolare l'IVA, ti rendi conto che sapere un pochino di algebra ti aiuta, no? Capisci la differenza? Un conto è studiare le cose in astratto, No, così no, sì. stiamo vedendo come funzionano le cose. Poi dopo, fra un po', fra poco, spero molto poco, cominceremo a occuparci di algoritmi, cioè di che cosa, come si programmano le cose, eccetera, eccetera. Adesso qua siamo proprio all'alfabeto, no? Quanto possiamo detrarre? Come dici? Quanto possiamo detrarre? Detrarre da che cosa? No. Dalle tasse. Ah, sì. Capiamo proprio comunque, Posso dire? No, una domanda. Cioè, No. no, nel programma di Giulio, non ho capito, cioè, come funziona Aspetta, input. allora riprenditi lo schermo, adesso faccio stop, sì. Riprenditi lo schermo, faccelo vedere. Come funziona input? Praticamente io inizializzo una variabile che si chiama input e poi utilizzo scanf, cioè semplicemente tu puoi avere come input la tastiera, cioè puoi dare tu un input al programma che riceve Sì. attraverso appunto questa cosa qua. Quindi lui ti segna questo, te lo inserisce nell'input e poi vabbè. Puoi fare la verifica e dire. Insert a number, any number. Questo è semplicemente un printf, però scritto in modo senza che ci sia dentro come dire, una variabile da inserire o comunque un'espressione. Cioè, visto che non c'è bisogno di Inserisci nulla. da terminale. Ah, sentito. Hai capito, Sì. Francesco? Aspetta, però c'è una cosa da dire su scanf. Scusami, sto. Ok, un attimo. No, questo chiudi. C'è una cosa da dire. Vedete che, per esempio, a scanf gli devi passare, al contrario di printf, su printf tu gli dici stampami questo e gli dai il numero, eccetera, eccetera. A scanf gli passi l'indirizzo di input. No? Lui vuole un puntatore. Perché questo, secondo voi? Scan. Beh, scan vuol dire che lui legge dalla tastiera e va bene. Però te lo deve mettere in una variabile. Perché è fatta con l'indirizzo di quella variabile e non con la variabile direttamente? Perché non è scanf, aperta parentesi, virgola, input, ma è ampersand input. Perché è così? Perché potrebbe essere di qualsiasi tipo quello che tu prendi Incidentalmente in. può essere di qualsiasi tipo, ma non è per questo motivo. Ragazzi, ricordatevi la funzione swap che avevamo fatto. Swappare due variabili, gli devi passare l'indirizzo. No? Altrimenti non funziona. Questa non funziona. Questa era quella, swap 0 era quella che non funziona. Swap 1 funziona. Io la sparo, ma forse potrebbe essere per l'indirizzo del buffer, Quale buffer? quello della tastiera, cioè dove la tastiera. Non gli stiamo passando un indirizzo di un buffer, gli stiamo passando l'indirizzo di una variabile che si chiama input. Riprendi il tuo programma. Giulio, riprendi il tuo programma.
vedete che su scanf gli stiamo passando l'indirizzo. Voglio sapere perché. Perché non gli passiamo input? Gli dobbiamo passare ampersand input. In realtà abbiamo molteplici volte detto che vabbè, no, non lo so. Forse perché in teoria adesso all'interno di questa variabile potrebbe esserci qualsiasi cosa salvata in memoria. Beh, e allora? E quindi magari nel momento in cui noi gli passiamo il puntatore può eseguire magari, non lo so, qualche scambio. Mi tocca spegnere la registrazione. Forse perché tanto non ci interessa niente di quello che c'è dentro a input. Cioè lui tanto ci deve andare a scrivere sopra, quindi a questo punto piuttosto che passargli input, gli passo direttamente l'indirizzo. Ma se io gli passassi input, che cosa succederebbe? Prenderebbe il valore di quello che c'è all'indirizzo di input, invece noi non vogliamo che prenda il valore di quello che c'è all'indirizzo di input, vogliamo che prenda soltanto l'indirizzo e che poi ci scriva sopra. E questo è il problema. Il problema è che scanf, dentro scanf, input non significa niente, è una roba che sta nello stack. Noi gli dobbiamo passare l'indirizzo del nostro stack, cioè della nostra variabile input, e lui ci scrive dentro. Altrimenti, quando si esce fuori da scanf, ci siamo persi tutto. È chiaro il concetto? Non molto, in realtà. Cioè, ho detto sì, però non... Allora, riguardiamo la funzione swap 1, swap 0. Prendi la funzione swap 0. Avevamo fatto questa funzione e avevamo visto che se lo facciamo così, no? Lui compila, tutto bene, dopodiché non fa lo swap. Non swappa. No? Perché? Perché A e B all'interno della funzione swap non sono gli A e B di main, no? È vero. Una copia del loro valore. Ok? In realtà adesso prendi swap 1. Per far funzionare, io gli devo passare gli indirizzi. Allora, a quel punto lo swap funziona. Ok? Sì, se io passassi solo input nella funzione che ha fatto Giulio, se io passassi solo input, usciti dalla funzione scanf, non ci ritroveremmo il valore scritto. Perché sarebbe solo una cosa all'interno di quella funzione, una variabile all'interno di quella stack funzione. Nello stack frame di quella funzione ci sarebbe quello e poi basta. Ok? Una volta uscito da scanf, saremmo tornati al valore originale di input. Ok? Io ho bisogno di passargli il puntatore a quella variabile perché lui me lo carichi. Sì, ho capito. Comunque, non ho capito bene. Allora, se vuole, le spiego il significato logico dietro questa cosa del perché non funziona bene. Se me lo spieghi vuol dire che l'hai capito. No, no, non che le spiego perché non funziona bene. Poi magari vediamo perché non funziona bene. Ok. Allora, dimmi che cosa vuoi. Allora, qui volevo inizialmente vedere com'era la situazione iniziale e quindi printare un po' tutto. Ok. Questo, in questa prima parte qua, e nel while printare anche A per vedere se cambiava qualcosa, eccetera. Comunque cambiarlo, cioè printarlo per sicurezza. Poi appunto una volta arrivati qui, fare un ciclo for per printare e vedere cosa è successo una volta incrementato. Una volta incrementato pp. E vedere anche se qui all'interno si è cambiato qualcosa.
È lo stesso ovviamente anche di qua. Sì. Solo che se incrementi va in un senso, se decrementi va nell'altro. Siccome PP punta all'inizio dell'array, mi pare, no? Fammi vedere come è dichiarato. Sì. PP punta a ampersand del P di 0. Aspetta un attimo. Ok. No? Quindi se lo incrementi andrai a finire a ampersand di P di 1, che sarebbe l'indirizzo di A1. Ma come dichiarato sembrerebbe così. Lo fai forse una domanda un po' stupida? Non... Okay. No, puoi farne una intelligente. No, il rapporto, cioè I con, non ho capito in che rapporto sta I con... I è un numero, è un indice, no? E l'indice ti serve per accedere agli array. Quando tu dici A di 1, in realtà stai dicendo il contenuto della seconda locazione di A, che è un array. Siamo d'accordo? Sì. Ah, come mai? Io non sto capendo come mai non funziona questa cosa. Non funziona perché fino a quando tu incrementi stai dentro l'array. Fino a quando tu incrementi PP stai dentro l'array. Ma se lo decrementi, infatti secondo me, adesso possiamo ricompilarlo, ma dovrebbe essere già a posto. Fai Ctrl-C qua. Secondo me con qualsiasi numero che non sia zero è tirato fuori questa cosa qua. Va bene, ma qui ci sono due problemi. C'è il secondo while. Prova a farlo con un numero che non è zero, dovrebbe funzionare. Eseguilo come... No. Ok, eseguilo. Ok. No, manco questo funziona, ma allora ci deve essere... Ok, fai un Ctrl-C. Allora, tu incrementi PP, ok? Quindi in realtà ti dovresti trovare a P di 1, no? Ok. E poi qua c'hai, dichiari un I e incrementi. Incidentalmente, questo tipo di dichiarazione, boh, sì, adesso forse è permesso in C, ma non è standard. Le variabili vanno dichiarate prima e fuori, ma comunque va bene. Lasciamo, questa è roba da C++, ma va bene. Lasciamo perdere, non è quello il problema. No, no, sì, no, prima dell'incremento, perché devi... dichiararla a inizio blocco. Ecco qui. Ok. Bon. Tac, tac, tac. Dunque, lui mi dovrebbe stampare almeno la riga 31 e la riga 32. E poi va. Poi questo qui verrebbe a dire questo, no? No, perché è incrementato PP, quindi equivalrebbe a dire ampersand di P di 1. No, no,
Sì, però intendo sempre no, riferito al discorso di valori e indirizzi, cioè questo tipo di nome, questo tipo di scritture. Questo con un solo Il problema è asterisco. sì, ma è... Solo questo volevo sapere. no, è che asterisco PP, qui PP è incrementato, l'ha incrementato sopra la No, riga del sì, quello lì sì, l'ho capito che allora non è non corrisponde più. fisso. Ok, Era solo per capire se l'avessi scritto bene. no, bene, è scritto bene. Il problema è che cosa fa sto programma, perché poi vai giù alla fine. Perché, vabbè, qua c'è un problema di come vengono, di come viene condizionato l'output anche, perché potrebbe essere, cioè, non è che i terminali vi fanno vedere tutto l'output. Come mai Elsa non scrive così? Perché non dovrebbe essere? Sì, è giusto. If else. È giusto così. Dunque, però la riga è, cos'è, 30 e 31? Non me le stampa, vero? O sì? No. Stampa solo alla fine. Sì. Vabbè, quindi qua c'è un problema di bufferizzazione. Cioè, nel senso che lui ce l'ha in canna, ma non li stampa. Ma perché si pianta da qualche parte? Size. Ah, dunque, I lo rimetto a zero. Size è sempre size. Bah, per cui il while dovrebbe farlo, qui non c'è nulla di particolare, a parte... Professore, posso dire una cosa che forse non c'entra niente, ma per Dimmi. provare. Quel PPP, Sì. è vero che non cambia niente se lo facciamo diventare PPPP, giusto? Però proviamo a farlo. Vabbè, se volete fare i fatalisti, siamo... Ma invece è possibile che il float, cioè che size vada messo come float e non come int? No, perché float? No, no, il size, Perché... size è un size T, che in questo caso è equivalente a un int, però non è sempre detto. Cioè size T e int in questa macchina, però sarebbe meglio usare size T come tipo, perché size T garantisce che è la dimensione ritornata giusta. Quindi è più corretto scrivere size T. Size T è un tipo definito. Ecco, qui cos'è successo? Sono proprio due errori, ci manca una parente. Ma che linea? 23? Questo 23. è una strana. No, scusa, non lo vedo perché 24? No, non me lo sta dicendo, me lo sta dicendo diverso. Dice che ci aspetterebbe una... Scusa, rifammelo vedere, ma lo dice alla riga 23? Expected punto e virgola, ci manca un punto e virgola da qualche parte. Ma mi Before, sembra strano. aspetta, Nel no, è frattempo. perché prima, quindi la cosa succede prima. Perché dov'è che manca sto punto e virgola? Boh, forse No, perché abbiamo tolto il dunque, alla riga 9, lui dice alla riga 9, non ci manca qualcosa sopra. Ah, no, scusami, perché tu cosa hai fatto? I punto e virgola devi scrivere. Sì, o punto e virgola così. Sì. Ok. Punto e virgola, sì. Ok.
Vai. Ok. Qua boh, si impalla da qualche parte. E quando tu fai Ctrl C. Fai Ctrl C? No, non funziona. Ok, dunque gli indirizzi sono, uno sta a... Questi sono uguali. Il fatto è Sì. che il puntatore di array. E il puntatore di array sono uguali. Però il fatto è che neanche all'inizio mi fa fare questo giro. Cioè, neanche la riga 12-13 lo fa una volta sola. E in teoria dovrebbe farlo più volte. Sì, ma è il while che si inchioda per qualche motivo. Che poi non basterebbe togliere senza mettere questo. Allora, il problema è che i vale 0, però poi lo incrementi e... Ah, beh, lo ridichiari un'altra volta, quindi lo oscuri quel lì che, insomma, qua è complicato capire quello che succede perché stai usando tutti i nomi uguali. Vai un po'. Ok. 6. 0, 2 e 4. Lui salta perché lo incrementi evidentemente 2 volte. Ah, perché ha Sì, incrementato sia probabilmente. nel for che là. Sì, Però quindi la cosa salta. è che io vorrei che incrementi questi qua, cioè questo che vorrei vedere. Non glielo stai dicendo? Dov'è che li incrementi questi? No, perché pensavo. Sono tutti numeri diversi. I è un numero, P è un altro e PP è un altro ancora. Cioè, se incrementi solo I, lui ti fa vedere che incrementa solo I. Non c'è nulla di automatico, eh. Punto e virgola. E PP più più se vuoi anche, però PP più più sì. Dopodiché però ti devi ricordare che li hai Non so. incrementati, quindi no, puoi fare P più I, ma Come mai non. cosa? Come mai? Dobbiamo fermarci, ragazzi. No, Boh, però vabbè. P più I fatto così non fa niente. Potrei fare P più uguale a D, allora lo mette dentro P. P più I non fa niente. No? Lo incrementa, ma poi non se lo salva. Forse era questa la mia domanda di prima, era. Dice che il rapporto stava I con P. Così però non lo prendo. Assign it to expression with an array type. Questo è strano, lo dovrebbe prendere.
Beh, sicuramente puoi fare questo, alla riga 15. Non so perché, dovrebbe farlo, perché l'aritmetica fai P uguale, aperta parentesi, P più I, chiusa parentesi. Cioè è l'indirizzo incrementato di I. E lo risalvi dentro P, ma è esattamente quello che abbiamo fatto. Non so perché. No, nemmeno questo gli piace. Assign two expression with array type. Ma questo non ha nessun senso. Dunque, perché P... Ah, no! Perché P per me è un array. Non lo puoi mica cambiare P. P è un array di puntatori, ma è un array P. Capisci? No, Asterisco P. Che tu puoi cambiare PP. vuol dire? Allora, se io per esempio A, no? Abbiamo detto che le... Potrei fare così. No? Certo, questo sì. Questo si può fare, ma non puoi cambiare l'indirizzo di P. Ma quindi, cioè, che vuol dire? Che c'è solo un indirizzo, scusa, scusi, cioè, l'indirizzo all'array. No, allora P è un array di puntatori, quindi è un array, quindi P non si può spostare, è un indirizzo costante. È come dire A. A è un array di numeri, no? Che è l'equivalente di un puntatore, e però è un puntatore, costante. Ma io avevo capito che aveva, cioè, in quanto puntatore, in quanto ad array di puntatori, avesse più puntatori, fosse un array formato da più puntatori, cioè Infatti, lo è. da più indirizzi. E come mai ogni volta che noi scriviamo, aspetta, no, dovrebbe fare. Ah, mi è venuto in mente, questa è la cosa che volevo fare io, era questa qua. Ok, sì. Ragazzi, ci stiamo mangiando la lezione di... Sì, infatti mo Mola. faccio quest'ultimo e leviamo. No, vi voglio dare dei compiti però. Ok. Oh, questa è la cosa che io volevo. Ah. Ok, mi fa piacere. Adesso potresti verificare che Vabbè, dentro niente. P ci sono effettivamente gli stessi indirizzi. Ma ti posso dire che sarà così. Ci fermiamo 10 minuti? Va bene, sì. Aspetta però, Ok. no, fermi, fermi, fermi. Fermi un attimo prima che ci fermiamo. Vabbè, niente, no, non siamo riusciti a fare molto altro. Ok, fate degli altri esercizi sui puntatori, appunto queste curiosità che avete, cavatevele, però vorrei però che facciate dei programmi più piccoli, in cui non inserite un valore a caso, questa roba sono baracche di cose. Quello che provate a fare prove più circoscritte, in maniera che
capite bene, perché altrimenti vi perdete nelle cose, capito? State cercando di fare troppo. Fate programmi diversi, casomai. Prima uno piccolino in un certo modo, poi uno piccolino in un altro, e fate prove diverse, ok? Va bene. Fate puntatori tripli, quadrupli, provate... Ok, dovete capire bene la differenza che c'è tra dichiarazione e uso. Mm-mm. Puntatori carpiati. Ecco, appunto. Ci facciamo una pausa di 10 minuti e ci rivediamo sull'altro indirizzo. Ma mi scusi una cosa, ma quali sono le funzioni di esercizio per la prossima volta? Come... Di fare dei piccoli programmi, ok, in cui utilizzate dei puntatori. Per esempio, potete provare a utilizzare dei puntatori all'interno di strutture. No, cioè puntatori che puntano dentro a delle strutture. Ok? Strutture sarebbero le parentesi grafiche. No, le strutture, dai, l'abbiamo visto. Allora, aspetta, vi faccio un esempio. Ve lo faccio subito al volo. Le strutture sono fatte così. Ah, sì. State vedendo, no? Sì. Allora, per esempio, mettiamo standard IO. Però fate della roba piccola, definiamo una struttura. Che c'ha dentro un int, un char, c, int i, e un double d, ok? Questa è la nostra definizione. La roba semplice, semplice, semplice. Poi facciamo un main in cui usiamo questa definizione. Quindi ecco, ne dichiariamo una s e la inizializziamo, quindi ci mettiamo un int 23, un c, ci mettiamo un carattere, ok, e un double ci mettiamo 23 alla 23 per 10 alla 23, quindi un numero molto grande, ok? Okay, adesso facciamo una serie di puntatori. Intanto facciamo un puntatore a una struttura di tipo, a una struttura A. Quindi struct A pointer PA, ok? E questo lo inizializziamo proprio alla nostra struttura, a quella che abbiamo appena dichiarato. Vi è tutto chiaro fino a qua? Ho capito bene, struct A S uguale. Questo è una dichiarazione di questa struttura qua. Questa è la definizione della struttura, come è fatta. Dentro c'è un intero, un carattere e un double. Ok? A posto? Ok. E questa invece è la dichiarazione in cui ci metto un intero, un carattere e un double. Ok. Poi dichiaro un puntatore. Un puntatore a una struttura di tipo A. Poi dichiaro un puntatore a un intero, p int, no? E lo punto a che cosa? Lo punto all'intero che sta dentro S. Ok? D'accordo? E poi un pichar e lo punto all'intero che sta dentro. Ok? E poi int p double e lo punto al double. Ok?
Adesso, voglio sapere una serie di cose. Per esempio, quant'è la dimensione di A? Questo sarà un numero intero e quindi uso size of. Posso usare per esempio size of di S, perché size of di S, siccome S è una struct, A mi darà la dimensione della struttura. Poi posso voler sapere quello che c'è dentro. Allora, posso voler sapere quant'è l'indirizzo PA, cioè quanto vale. Questo è un pointer e questo è semplicemente PA. Poi posso sapere quant'è l'indirizzo di pint, cioè qual è il valore di pint, cioè che è appunto l'indirizzo dell'intero che sta dentro a, e così via. Posso sapere gli altri. Int g, ok? No. Vedi, questo è un effetto not intended. E poi charin double. Ok. E ci siamo. No? Vediamo un po', vediamo se compila. Fatale error. Ah no, giusto. Non è standard.io.c, ma è punto h. No che piacelo. No, giusto, perché ho fatto questo, ma questo non è un puntatore. Vedete, questo non è un puntatore a un char, questo non è... Erano tutti puntatori a int, avevo fatto copia e incolla e malmen incolso. Ok. Adesso guardate cosa succede. L'indirizzo di PA, allora, la size of di A è 16 byte, 16 size T, ok? 16 byte. L'indirizzo di PA è uguale all'indirizzo di PInt, perché la variabile intera è la prima, quindi punta allo stesso indirizzo, ok? È quella che sta in alto, quindi punta allo stesso indirizzo. Però la variabile pchar punta 4 byte più in là e la variabile pdouble punta 8 byte più in là, ok? 4 byte più in là di pchar. Sì, sì. Incidentalmente questo dovrebbe essere un byte più in là, ma lui per una questione di allineamento della memoria si mangia, mettere il char in mezzo tra l'int e il double gli fa mangiare 4 byte invece di 1. Va bene, quindi un programma che dovrebbe occupare di meno in realtà occupa una cifra di più, ma va bene così. E quando voi dite, ma perché questi programmi occupano tutto questo spazio? Perché i programmatori non stanno attenti a questo tipo di cose qua. Se io questa la invertissi, vediamo che cosa succede. Giusto. Quindi devo invertire qua. Per vedere se sta. E pure sotto. Pure sotto? Il char e il double, no. Qua? No, qua non c'è bisogno di fare niente, perché lui si riallinea, fa tutto lui. Ok. Adesso, qua è persino aumentata. Più grande. Di 10. No, aumentata... di 16. No, perché lui comunque
la riallinea. Cioè, il problema è che la parola della macchina qua è 8, è 8, siccome è una macchina 64 bit, è 8 byte, e quindi lui se li mangia comunque, non c'è verso di... Però, per esempio, un esercizio che potete fare a casa è vedere se voi fate, se voi mettete un array di 8 byte alla fine, di 8 char, la cosa non dovrebbe cambiare. Vedete che, avendo invertito l'ordine dei fattori, scusa, l'ordine dei fattori, l'intero, il puntatore intero punta all'inizio della struttura. Il puntatore al double punta 8 byte più sotto, perché il double ha bisogno di 8 byte, e quindi lui se l'allinea con una parola da 8. Ok? Probabilmente potreste fare una prova, per esempio, a mettere un array di 2. Non ha bisogno, ha bisogno di 2 byte il double. Perché infatti poi il char sta a 50. Questi sono esadecimali. Quindi 50 non è dopo due numeri. Dopo 4. È dopo... No. Dopo c'è 48, 49, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E, 4D, ah. E dopo 8. Ok, scusi. Questa decimale. Occhio. Occhio a questo tipo di cose. State contando in esadecimale. Ok? Quindi sì, è dopo sì, 8 sì. In realtà. Ok? Potreste fare una serie di prove così, però fate programmini piccoli, staccati, in cui si capisce subito quello che sta succedendo, ok? Va bene. Dai ragazzi, sono le 11.06, dobbiamo chiudere questa lezione, va bene? Sì, sì. Okay. Ci riflettiamo a... 10 minuti, alle 11.15. A tra poco. Ok.